Ma la torcia su questo cazzo di coso no. Troppo difficile. Il percorso ovest è libero, vado. Ricevuto. Ah, non c'è mappa, non c'è un cazzo. Munizioni invece. Avvistato veicolo BS da due guardie. Un gioco da ragazzi. Non sottovalutare. Quanti cazzo di munizioni mi ha dato? Ma che cazzo era? E io ho processo. Non posso, non devo aprire. Ma sono? Granata stradente. Ah, Tale, ma dove sono? Che diavolo è quell'affare? Quale affare? Molto micete. È ovunque. È ovunque. Deve essere lì che si trova Miranda. Mille. Andiamo. Cazzo. La cosa diventa un po' difficile adesso. Eccolo. No, avvistata. Beh, ma anche io questa arma, scusi, eh. La muffa può rilasciare particelle in fretta. Ma è fortissimo. Certo che la BS ci va giù davvero pesante. Anche loro tenevano d'occhio Miranda. Avranno pensato fosse ora di intervenire. Salve. Capo, sono io. Sono in postazione e mi preparo a fare fuoco. Ci vorrà un minuto. Ricevuto. Qui Tundra. Ma... capitano, ho lasciato dei rifornimenti in una casa. Si serva pure. Ma così? Dei rifornimenti? Mi ha lasciato Gesù Cristo. Minchia, faccio dei rifornimenti, oh. Minchia, un botto di roba. Aspetta, rifornimenti in una casa? No, vabbè, che luce c'ha? Che luce c'ha? Ah, c'ha il visore. Che figata. Si vede benissimo questo. Eccoli. Chris e Van Helsing, ho capito già. Si fumano. Amber Eyes, mi serve supporto. Spacca tutti con il pugno lì. Bella sta parte, non ti ci vedo. Di qua c'era mica un'altra casa? Voglio vedere se c'è. C'è adesso. Bello però. Ma se mi dai tutto col visore notturno ti faccio un botto di roba. Mai sentito di una colonia di ufficio del non la pistola invece con la... oddio, lì mi fa male, sì, cazzo. Sì, ma 591 colpi. Del mitra. Quello tutti con i lupi mannati, perché... la tengo d'occhio, cazzo. Se non questo. Vabbè. Non te lo vedo un attimo. Quest'arma è un po' forte, mi sembra strano. La granata! Non ti va a fare granate di me! Un attimino. Che è potente st'arma? Io non me lo dice. Non mi dice che di quanto danno fa. Ma cosa c'è? Quanto cazzo ce ne sono?
cazzo dentro di questo video. Se mia madre fosse qui, sarebbe di essere finita all'inferno. Destinazione. Merda, è enorme. Va bene, Lobo. Ti indico il bersaglio. Ricevuto, il bersaglio. Bingo, grande. Ma gli hai fatto un cazzo, no? Ricarico, prendo tempo. C'è un gruppo che viene verso di lei. È notato. Oddio, quanti cazzo sono? Ma dite, ci ho bloccato? Ma sono bloccato dentro qualcosa? Sì, ho bloccato. Sono andati via, cazzo. La muffa si espande rapidamente. Deve esserci qualcosa che la stimola. Ma mi fai buttare la granata? Mortacci vostra. Ma che fai i giri del mondo, proprio. Problemi con il marcatore laser. Tutti bene. Queste bestie sono usate le armi. Pensando lo stesso di te. Le armi biologiche stanno aumentando. Hanno fatto fuori in fretta. Sono proprio armi biologiche, però. Il laser sull'obiettivo, poi te la vedo io. Altre 5 dalle montagne, lato est. Sono vicini, faccio io. Altro colpo. Sembra che stia per crollare. Aspetti un attimo, sto ricaricando. Pure. Sono loro. Che cazzo. Non so che scopo, lo dico io. Ehi, ti scoppio a tutti. Ehi, io ti faccio di scoppiare. Addio. Ehi, gli animattacci poi. Senti, sa, 10 su 10. Granata, butta. Scoppia il mondo. Dico, ma non finiscono più. Niente. Non mi dica che il marcatore è rotto. Non il marcatore è rotto, ma sei seguito da 100 di questi. Cazzo quello che spara le frecce, eh? Oh, indiana di merda. Salutiamo tutti gli indiani che ci seguono. Boom. Prendi questo. Bene, Lega Vicente deve essere qui sotto. Non è sotto qui? Minchia, questo è quello che rimane del villaggio? Capitano, il megamicete è sottoterra. Mi avvio. Aspetta che ci sono delle munizioni, eh. Che demolizioni possibili. Posso. Eccolo, sta per vomitare. Ma... a chi è? Ah, pensavo che il Pet avesse fatto male. Che? È diventato Resident Evil 9, è uscito. C'è un modo per scendere. Io vado, voi restate dove siete. Capitano,
Madonna. Ho confrontato la muffa del villaggio con un campione dei Baker. Non c'è segno delle alterazioni del genoma presenti nella serie. Questa roba è nata qui. La sfida? Ok, andiamo giù. Andiamo giù. Allora, scelta rapida. Disegnatore non mi serve più, o sì? Io lo tengo, si sa mai. Mamma. Che cazzo è quello? È un Gesù Cristo. Sei a guardia del Mega Micete? Cazzo. Lobo, qui ce n'è uno tosto. Ho bisogno di supporto. Capo, si trova sottoterra. C'è un'apertura in alto. Usa quella. Ok, sto arrivando. Segna duro sto cazzo, segna duro. Però come è andato? E gli faccio un cazzo. Fatto Dio. Anche se si strofina i mani. Boh, non è che si la calda io da me. Una mille granate stradenti. Mi butto una sotto sotto e tu ti spavano. Ma capito, ma ti sono cazzato. Sono di zonca. Bene, te lo illumino con laser. Non so se il laser ci arriva. Gli è prima lui a me, non il laser. Ho fatto? Io li ricarico, prendo tempo. Pure. Non che prende tempo. Ma romper cazzo. Mamma! Ah, dietro lo posso spaccare. Quando vuole. No, aspetta. Butto la fessa. Butto la cinta. Ottimo! Ha funzionato! L'ho shottato? Aspetti un attimo. Pure. Sto ancora caricando questo. Mamma mia, era con me. Sono incazzato. Ma come la puoi? Cazzo. Si scende. Ricarica effettuata. Non cazzo. Preparo il prossimo colpo. Un attimo. Ah, non c'è morto. Ma che cazzo? Arma biologica ostile. Vado avanti. Voi restate tutti in superficie. Ma qui si va? Sì. Code. È arrivato Code. Se Miranda si era sostituita, lei dov'è? Immagino che si sia liberata di lei. Non riesco a capire. Come faceva Miranda a sapere di Rose? Gliel'avrà detto un uccellino ammuffito. A questo penseremo dopo. Concentratevi sul piano. Trovato. Ecco il Mega Micete. Il Mega Micete. Ecco su cazzo. Boat. Alfa a squadra. Ho localizzato il Mega Micete. Possiamo mettere fine a questo casino. Non aspettavo altro. No.
Esplosivo N2 pronto. È sufficiente per distruggere il villaggio. Facciamo saltare in aria questo posto. Prima eliminiamo Miranda. Meglio non correre rischi. Adesso vado. Ricevuto. In attesa. Capitano, Miranda avvistata nel luogo della cerimonia. Mantenetevi a distanza. Non muovetevi fino a nuovo ordine. Le radici so del che mal. È troppo tardi, ma abbiamo... Ma che cosa si dice così? Scelta rapida. Sbagliato, non dire tutto a Ethan. Non c'era tempo. Ma nessuno si aspettava che Miranda agisse così in fretta. Lo so, ma avrebbe dovuto dirglielo. Già. Si vede un cazzo. Deve essere il laboratorio di Miranda. Gli chief. Ecco che usano per controllare le armi biologiche. Che cazzo è stato? Va bene. Buonanotte. Ok, ecco lo sapevo. Edi la bomba pronta a scoppiare.
Spencer. Qui. Non ci credo. Ah, non mi dice esamina. Vabbè, Evelyn, no? Non mi ricordo. No. Un cazzo. È tutto buio. Mani bene in vista. Amber Eyes qui Alfa. Dove si trova Miranda? Non so che stia facendo, ma è nel luogo della cerimonia. Oh, cazzo. Sei davvero tu? Per fortuna stai bene, Mia. Che ci fai qui? Mi hanno presa... e mi hanno analizzata. Ehi, ha detto Mia. Mia Winters. Proprio lei. Com'è la situazione lì? C'è una guerriglia in corso, niente di che. Non distraetevi. Seguite il piano. Vado al luogo della cerimonia. Aspetta! Non puoi lasciarmi qui! Avevi fatto una promessa! Hai detto che ci avresti protetti! Abbiamo fatto quello che volevi! Ci siamo persino trasferiti qui! E a me andava bene. Purché rimanessimo insieme. Quindi ora dimmi... dov'è mio marito, Chris?
E dov'è mia figlia? Ethan, scusa. Con lui ho fallito. Però posso salvare Rose. Andiamo. Questo posto non è sicuro. In che senso hai fallito? È morto. Mi spiace, Mia, ma dobbiamo andare. Dobbiamo distruggere il villaggio. No! Ti sbagli. Ho provato a tenerlo nascosto, ma... Tu non puoi capire quanto lui sia speciale. Ma che succede? C'è qualcuno? Mi si è rifatta anche la mano a posto. Che freddo. Come sono finito qui? Cristo si cela. Merda, il mio corpo. Sei proprio stupido. Evelyn, che ci fai qui? Sei morto. Morto? Cioè, Miranda, lei... No, devo ancora salvare Rose. Ti sbagli? Non è stata Miranda. Tu sei morto da tempo. Che stai dicendo? Posso ancora... Vedi? Miranda non ti ha ucciso. Non dirmi che ti sembrava normale. Nonostante tutte quelle terribili ferite. Ricorda. Tre anni fa, a casa dei Baker. Tu sei stato ucciso da Jack. Sei morto lì, tre anni fa. È impossibile. Non ci credo. Non dovresti neanche reggerti in piedi. Non confondermi, basta. Non dovresti stare in piedi. Vaffanculo! Cosa... Che cosa sono, allora? Io... Ho... fatto tutto questo. Rose... Mia... Ah. Capisci adesso? Tutto il tuo corpo è fatto di muffa. Non vedrai mai più la tua famiglia ormai. Famiglia. Famiglia.
No. Rose. Io devo salvare mia figlia. Tu sei già morto. Morto? Io devo salvare Rose. Sei sveglio, finalmente. Dove mi trovo? Sulla mia carrozza. Stavi avendo un incubo. Duca. La tua battaglia con Heisenberg è stata fenomenale. E poi è apparsa Miranda in persona. Da quant'è che sono svenuto? Non manca molto all'alba. Duca, mi serve un favore. Portami da Miranda. Mi aspettavo lo chiedessi e siamo già in viaggio. Arriveremo a breve. Grazie. Ma Ethan, ne sei proprio certo? Il tuo corpo, beh, cade a pezzi. Sì. Che domanda sciocca. A proposito di domande sciocche, chi... Oh, cosa sei tu? Anche per me è arduo rispondere. Siamo giunti. Ti sono debitore. Signor Winters, temo che non potrai più fare ritorno alla vita di prima. Sei pronto? Sì. Devo essere. Devo muovermi. E che devo fare? Devo andare di là? Una cura. Ah, ma io posso sparare, no? Ti sparo, non ti sparo. Devo andare avanti. Oh, piccola Eva, mia splendida figlia, torna da me. Eva, sei proprio tu. Oh, quanto mi sei mancata. Cosa? Oh. I poteri mi abbandonano. Rose! Miranda! Interessante. Il tuo corpo è davvero anomalo.
Restituiscimi Rose! Adesso! Vedrai! Quando ti avrò finalmente ucciso! Prendila! Ora! Porco troia! Che botta! Lasciala! Ho trascorso un'eternità preparando questo momento. E adesso lo vuoi distruggere così? Mi prenderò ciò che mi è dovuto. Tutti i miei desideri verranno esauditi! No! Rose! È mio! Che cazzo! Non utilizzare di DVD. Sei stato utile al tuo scopo, Winters. Ti sei sbarazzato dei miei figli casuali e hai risvegliato il tuo mega amico. Male. Su via, non preoccuparti per la piccola Rose. Ti posso assicurare che ci penserò io a renderla davvero felice. Quindi ora puoi morire. Merda. E pensa. Ti lascerò scappare. Mamma! Non hai nulla da fare. È il momento di finire. Mm. Ah. Oh, i colpi di fuoco. Prendi questo. No. Sai bene cos'è l'amore per una figlia, non è vero? Perché vuoi privarmene? Spiegami perché cazzo non vuoi capire che Rose è mia figlia, non tua. Su di me è atterrata. Porro fine alla tua vita. Ma quanti trasformisti c'ha questa? 8000? Mamma mia, questa è la tua figlia. Cazzo. Mamma mia, mi sono allontanato, però. Ma con velocità. Aiuto. Madonna, mi sono trovato in faccia. Non ho mai visto un essere umano sopravvivere senza. Ma non sarà forse primo. Il mega micete mi ha salvato dalla completa disperazione. Mi ha fatto dono di un potere immenso e grandioso. Come no? Ti ha solo fatto uscire di testa. Che cazzo vuoi cosa? Cazzo. Sì, ma ti sciatta con quel che? Scusi, cazzo. In fondo tutti muoiono prima o poi. No, ma non queste cose. Senti l'oscura furia divina. Questa bestemmia. Che cazzo è successo? Non vedo più nulla. Ora Winters, lascia pure tutto nelle mie mani. Ti aspetto un riposo eterno. Col cazzo! Giusto. Io mi riprenderò, mia figlia! Muori, uomo! Muori! Ho capito, ma che cazzo? Chi dice 5 colpi e poi non c'è un cazzo?
tempo su questo. Poi sfidi. Comprendo bene come ti senti, Lumus. Dico davvero. Purtroppo per te è arrivata la perfezza. Con i poteri di Rose e del Mega Micete, mia figlia potrà finalmente ritornare in vita! Ho aspettato 100 anni, un secolo intero, solo per questo giorno! Siamo fatti di colpo. Adesso basta giocare! Perché ti intrometti? Perché hai così bisogno di Rose se tanto stai per morire? Perché è mia figlia, maledetta psicopatica! Ho capito, però Gesù Cristo. Non permetterò a nessuno di portar via Rose o di prendere mia figlia. Sì, vabbè. È giunta la tua ora! Crepa! No! Per mia figlia! Quella è impatto. Cazzo, sono fottuto. Ah, non basta nemmeno spostarsi, deficiente. Gli abitanti del villaggio e i miei 4 figli non sono riusciti in alcun modo ad alleviare la mia infinita solitudine. E se il problema fossi tu, Miranda? Non sei capace di amare davvero! Ah! Per te è finita, Winters! Perché ti ostini a combattere? Vabbè, io sto. Perché ti ostini a resistere inutilmente? Ma non muore. Non mi fermerai. Ho fatto. Questa è la tua fine. Sì. Il mio desiderio si è esaurito. Che fastidio, però. Schivi, comunque ti piglia. Non puoi salvare Rose. Le mie speranze saranno esaudite. È impossibile. Posso più fare un cazzo? Impossibile. Io mi riprenderò, mia figlia! Muori. Sei un morto vivente ormai. Cioè, io devo morire, muori, ma tu non muori. Che cazzo? Coraggio. Devi arrenderti. Io muori, ma lei non muore. Cioè, da lei ora che stronzo. Perché? Perché ancora non muore? Ma più di schivato, con voi. Stavolta morirà. Non vedo lei dov'è. Smettila! Di perché? Sei ancora in piedi. Eh sì. Ma per poco, comunque. Ma non c'ho più colpi di niente. Dai, faccio davanti a. Non aspetta, i colpi della pistola ce l'ho. Sì, ma non. Non capisco come grazie la tua opera. Porro fine alla tua vita. Allora. Al diavolo questo dannato villaggio! Ma cazzo! Che spacciato! Ma non muore lei! È morta! È giunta la tua figlia, il tango Stas. Per essere certa di non vederti mai più. Fatto bene, c'è come faccia? E va a fare
Rose! Va tutto bene, Rose. Tutto bene. Ethan! Ethan! Forza, Ethan! Forza, Ethan, alzati! No, no. Chris... Ethan! Ce l'hai fatta! È finita! Credo che sia finita per entrambi. Ethan! Andiamo, presto! Non ti fermare, Ethan. C'è una bomba lì dentro che raderà al suolo l'intero villaggio. Ehi, guardami. Quando esploderà, non possiamo essere qui. Cazzo. Mia ti sta aspettando. Lei è viva, capisci? È viva! Mia... Mi dispiace. Ti amo. Occupati di Rose. Ehi, ehi! Ehi! Glielo dirai di persona. Coraggio, un ultimo sforzo. Vado a lei. Deve essere forte. Merda! Addio, Rosemary. Ethan. Vai! Vai, decolla subito! Aspetta! Dov'è Ethan? Fai in fretta! Ce ne dobbiamo andare! No! Non possiamo andare! Non senza mio marito! Mia, siediti e metti la cintura. Non prima di avermi detto dove si trova Ethan. Lui non ci avrebbe mai abbandonata. Ora dimmi, che cosa è successo? Dove... Cos'è stato? Ti avevo detto di sederti. No. Lui dov'è? Chris... Che cosa gli hai fatto? È morto! Ci ho provato. È rimasto lì per aiutarci a fuggire. Mi dispiace. Capitano! Venga qui a vedere. La BSAA non ha mandato soldati. È un'arma biologica. Cosa pensavano di fare? Ci sono ordini? Recupera la squadra. Si va alla base della BSAA Europa.
La pagheranno cara.